Allora, buongiorno, io sono Cristiana Di Cristo, la docente del corso di idraulica. Innanzitutto volevo, diciamo, presentarvi il corso. Il corso quindi vuole fornire delle basi teoriche per progettare dei sistemi per il contenimento e il convogliamento dei liquidi. Questo, diciamo, è il punto essenziale. Dalla parola stessa, idraulica, capite che noi parleremo di acqua. Quindi, gli argomenti fondamentali, principali, riguardano il dimensionamento. No, no. La valutazione delle azioni, per esempio, di un liquido su delle pareti, come per esempio le spinte sui serbatoi, oppure la progetta e la verifica di sistemi di condotte che servono proprio per convogliare l'acqua, sia per portarla nelle case, sia per prelevarla dalle case, quindi c'è anche condotte o canali di fognatura. Ma anche faremo, diciamo, un piccolo pezzo del corso su quelle che noi chiamiamo le correnti a pelo libero, cioè quelle correnti che praticamente sono quelle che vedete nei canali, nei fiumi. Poi ci sarà una parte alla fine del corso relativa alle acque sotterranee. Quindi questo è giusto per darvi un'idea di quello che parleremo. Qui vedete, diciamo, il programma, questo è il programma, diciamo, dettagliato, quindi è un po' lungo, ma appunto perché ci sono proprio tutti gli argomenti che tratteremo. Ovviamente il programma è sul sito, quindi ce lo potete, diciamo, controllare. Partiremo subito con l'introduzione e con l'idrostatica, cioè la parte che riguarda tutta l'acqua ferma, quindi non in movimento. Poi ci sarà appunto la cinematica dei fluidi, l'idrodinamica, poi faremo una distinzione tra fluidi perfetti e fluidi reali. E poi c'è un grosso capitolo che riguarda il calcolo delle condotte in pressione, quindi quelle che vi dicevo prima, cioè le condotte che praticamente servono per trasportare l'acqua potabile dai serbatoi a altri serbatoi o per distribuirle, diciamo, nelle varie città. Quindi, questo è un corso di base per cui non abbiamo elaborati progettuali, però, diciamo, essendo un corso di base, questi aspetti, cioè, sono fondamentali per poi poter fare i progetti nei corsi che avrete, diciamo, l'anno prossimo. E quindi, infine, poi abbiamo, come vi dicevo, le correnti a superficie libera, quindi la parte relativa ai canali e moti di filtrazione, e poi c'è un cenno sul problema delle condotte, del moto vario nelle condotte in pressione, che è una situazione particolare che si può verificare appunto in presenza di per esempio, di impianti di sollevamento. I libri di testo consigliati sono questi. Diciamo che il terzo è un po' più vecchio, quindi un po' meno consigliato. Il primo è Mossa Petrillo, è nuovo, cioè è un'edizione fatta di recente, quindi anche un po' più
accattivante come immagini, come introduzione al problema, eccetera. E il secondo invece è un libro classico, probabilmente un po' più difficile dal punto di vista matematico. Quindi li ho messi, diciamo, un po' in ordine, di preferenza, però, per me va bene qualsiasi libro di idraulica, quindi anche se anche un altro libro che non è tra questi va bene perché tanto la materia è una materia classica. Se proprio dovete prenderne uno, diciamo, prendete uno di questi tre. Secondo me il primo è quello un po' più adatto, cioè nel senso che è rigoroso, ma allo stesso tempo cerca di essere semplice. Cioè, il corso, vi dicevo, quindi non abbiamo, diciamo, un elaborato progettuale, però c'è una prova scritta. Una prova scritta che è di sbarramento, diciamo, per la prova orale. Quindi in sostanza bisogna superare lo scritto e poi si fa la prova orale. La prova scritta consiste sostanzialmente nel risolvere alcuni degli esercizi che noi faremo nella fase esercitativa del corso. Faremo anche delle prove intercorso, normalmente ne facciamo due, quindi chi supera le prove intercorso praticamente è esonerato dalla prova scritta. Le prove intercorso sono una sulla prima parte, fondamentalmente fino all'idrostatica, poi dipende un po' come andiamo, come tempi. E una alla fine del corso, in pratica. Altre domande su qualcosa? Ah, ecco, la parte esercitativa normalmente noi la faremo il lunedì pomeriggio, ma semplicemente perché il lunedì pomeriggio abbiamo 3 ore. E quindi diciamo un po' più l'unico momento in cui abbiamo 3 ore, quindi se ci serve un po' più di tempo là abbiamo la possibilità, però nel caso in cui dovesse capitare qualcosa o ci dovesse servire, diciamo, qualche pomeriggio in più per le esercitazioni, vi avviso e quindi faremo esercitazioni magari anche qualche giovedì. Per le esercitazioni fondamentalmente vi serve una calcolatrice e probabilmente un righello, quindi niente più di questo. Poi se vi volete portare il computer non è, va bene lo stesso, ma la parte esercitativa, ci tengo a dirlo, è molto importante perché poi è lì che affronteremo i problemi pratici. Quindi, è utile, diciamo, credo, seguire la parte esercitativa perché lì poi svolgeremo materialmente insieme gli esercizi e quindi affronteremo poi i problemi dell'ingegneria idraulica, cioè i primi problemi che l'ingegnere idraulico deve affrontare. Ci sono domande su. Io cerco sempre di dire un po' di tutto, diciamo, la presentazione del corso, ma poi magari se avete qualche curiosità, qualche dubbio, non lo so. Il mio indirizzo email è questo. Poi normalmente io ricevo il lunedì e il giovedì mattina, però. Vediamo anche in base ai vostri orari, ora quindi cioè, vorrei mettere comunque anche degli orari in cui anche voi siete liberi. Premesso che il lunedì pomeriggio, quando facciamo le esercitazioni, possiamo anche fare un po' di ricevimento, correzioni, cioè quello è il momento in cui mi potete anche, diciamo, chiedere un po' di cose, possiamo fare degli esercizi insieme e così via.
è questo. Allora, se non ci sono... Ah, ovviamente non inibitevi per la registrazione. Se ci sono domande, tanto poi, voglio dire, alcuni pezzi vengono anche i pezzi inutili, tipo queste pause che stiamo facendo adesso, li tagliamo. Quindi, voglio dire, anche se non vi preoccupate di fare domande se avete qualsiasi dubbio, insomma. E anche se durante la spiegazione qualcosa non vi è chiara, insomma, fermatemi. Ecco. Più o meno comunque siete questi, o sapete se c'è qualcun altro che deve venire anche, diciamo, magari successivamente, giusto per regolarci per l'esercitazione. Siete questi anche al corso, agli altri corsi del secondo anno? Va bene, quindi allora a questo punto possiamo iniziare con la prima parte in cui riprendiamo dei concetti che voi sicuramente già conoscete. Quindi, prima ho detto noi parliamo di acqua, ma l'acqua in primo luogo è un fluido. E cos'è un fluido? Un fluido appunto è una sostanza dotata di una massa che però non ha una forma propria, ma assume la forma del recipiente che lo contiene. Noi facciamo una distinzione all'interno dei fluidi, cioè distinguiamo i fluidi in liquidi e gas. Il liquido appunto assume la forma del contenitore in cui si trova e in presenza di un campo gravitazionale, ma noi siamo sempre in presenza di un campo gravitazionale sulla Terra, genera una superficie di separazione tra il liquido e l'atmosfera, che noi chiamiamo superficie libera. Mentre invece i gas si espandono fino ad incontrare le pareti del contenitore e quindi il gas riempie tutto lo spazio disponibile. Quindi non c'è in questo caso una superficie di separazione. Un'altra differenza tra i liquidi e i gas è la capacità di resistere a un incremento di pressione. Cioè, sapete che se io comprimo un gas, cioè aumento la pressione, il volume diminuisce e la densità del gas aumenta. La stessa cosa per un liquido, però l'entità di questa variazione per un liquido è molto minore. Cioè un liquido, il volume di un liquido viene modificato meno del volume di un gas a parità di incremento di pressione. In altre parole, questo fatto noi diciamo che i gas sono più comprimibili dei fluidi, dei liquidi. Ok? Poi spiegheremo anche meglio il concetto di comprimibilità. Poi noi tratteremo quindi sostanzialmente i liquidi e poi fondamentalmente il nostro liquido, diciamo per eccellenza, è l'acqua. E tratteremo l'acqua però come un sistema continuo, cioè
noi non andiamo a studiare l'acqua a livello molecolare, o andiamo a studiare la composizione chimica dell'acqua. Noi lo consideriamo quindi il nostro, diciamo, volume di acqua, lo consideriamo un sistema continuo, cioè omogeneo e privo di vuoti. Quindi, in questo modo, quindi per noi, diciamo, la particella più piccola che andremo a considerare è un volumetto di acqua, ma comunque un volumetto fatto d'acqua, senza andare a andare, diciamo, nel più piccolo, a livello subatomico. Questo ci consente quindi di considerare tutte le caratteristiche dell'acqua come delle funzioni continue, proprio perché, non essendoci vuoti o discontinuità, tutte le funzioni che adesso andremo a definire, come la densità, il peso specifico che caratterizzano, diciamo, l'acqua, sono per noi delle funzioni continue. Quindi adesso andiamo un po' a ripassare le definizioni delle grandezze fisiche fondamentali. Sì, però io questi non è necessario, cioè, premesso che queste informazioni ci sono sul libro, non è necessario che vi copiate i lucidi, perché io i lucidi ve li posso anche dare, cioè vi faccio il PDF e lo metto, devo solo capire dove lo posso mettere, credo che però su Gomp posso diciamo trasmettermi in Google Classroom, ecco, sì, ok. Allora, mi dovete dare giusto il tempo di organizzare un attimo, però io ve li posso dare senza che copiate, diciamo, adesso a mano tutte queste cose. Quindi la prima grandezza che andremo a definire è la densità. È definita come il rapporto tra la massa contenuta nell'unità di volume e il volume stesso. Quindi, appunto, la densità è la massa per unità di volume. Quindi, se con BW indico il mio volumetto infinitesimo di acqua, la densità è definita come il rapporto di m diviso di W. E quindi ha come dimensioni, cioè dimensionalmente, è una massa diviso una lunghezza al cubo. Prima di andare avanti vorrei fare giusto una rinfrescata riguardo le dimensioni e le unità di misura. Ogni grandezza fisica, in questo caso la densità, è caratterizzata da delle dimensioni. Quindi, in questo caso, le dimensioni, e quindi abbiamo detto, della densità sono una massa diviso una lunghezza al cubo. Le dimensioni primarie quindi includono la massa, la lunghezza, il tempo e la temperatura. Poi le altre, per esempio come le forze, sono delle dimensioni derivate. La forza è una massa per un'accelerazione, quindi è una massa per una lunghezza diviso un tempo al quadrato. Queste, quindi la massa o l'energia, la velocità, sono dimensioni secondarie.
gli ordini di grandezza assegnati alle dimensioni si dicono unità di misura. Quindi l'unità di misura, per esempio, sappiamo della massa il chilogrammo, l'unità di misura della lunghezza è il metro. Quindi in questo caso l'unità di misura della densità è chilogrammo su metro cubo. Ci tengo molto porre l'attenzione sulle dimensioni, perché vedremo subito che l'analisi dimensionale è un metodo molto valido per capire se uno sta sbagliando se si sta sbagliando qualche relazione. Poi è importante anche nello svolgimento dei calcoli. Che cos'è l'analisi dimensionale? In effetti è l'assegnazione lo studio, diciamo, delle dimensioni che ha una certa grandezza. Ve lo faccio vedere tra un attimo, però per esempio l'analisi dimensionale di un'equazione ci può dare indicazioni sul fatto se l'equazione è scritta correttamente o meno, perché se abbiamo un'equazione in cui per esempio abbiamo un primo membro e un secondo membro, i due membri dell'equazione devono avere le stesse dimensioni, altrimenti non sono sommabili. Quindi una verifica per vedere se l'equazione è scritta correttamente è proprio quella di verificare le dimensioni dei vari membri, che devono essere ovviamente uguali. E poi è necessario anche saper fare le cosiddette equivalenze, cioè conoscere i rapporti di conversione tra le unità di misura. Quindi, aspettate un attimo perché... Allora, la densità dipende dalla temperatura e dalla pressione. Spesso noi non trascuriamo dipendenza dalla temperatura, non peraltro perché mediamente le temperature nelle nostre zone non è che variano molto, però ovviamente questa è una cosa da considerare quando si va in zone molto fredde o in zone molto calde, e poi vedremo la dipendenza dalla pressione. A volte la considereremo, a volte no, in alcune trattazioni si può trascurare la dipendenza della densità dalla pressione, quindi la comprimibilità in sostanza del liquido. In altre trattazioni questo non si può fare, quindi andremo più avanti a specificare questo fatto. Poi definiamo peso specifico, il prodotto tra la densità e l'accelerazione di gravità. Quindi rappresenta in pratica il peso per unità di volume. Quindi con G ho indicato l'accelerazione di gravità. Quindi dimensionalmente, ora lo scrivo in termini di forze, non uso le grandezze primarie, ma uso direttamente la grandezza secondaria F, forza, perché G è un'accelerazione, quindi è una lunghezza diviso un tempo al quadrato, e ρ abbiamo detto che è una massa diviso una lunghezza al cubo.
Questa è l'analisi dimensionale. A questo punto io posso semplificare. Quindi alla fine ho che le dimensioni del peso specifico sono una massa diviso lasciamola come noi abbiamo una massa diviso una lunghezza al cubo, che è la densità, per un'accelerazione, cioè una lunghezza diviso un tempo al quadrato. Ma la massa per un'accelerazione mi dà una forza. Quindi, dimensionalmente, il peso specifico è una forza diviso una lunghezza al cubo. In pratica rappresenta il peso per unità di volume, essendo g l'accelerazione di gravità. E quindi si misura in newton a metro cubo. Per l'acqua a 20 gradi centigradi, quindi in condizioni normali, la densità è circa 1000 kg a metro cubo. Quindi il peso specifico è 9,81 per 1000, quindi è 9810 newton a metro cubo. Questi numeri, che ovviamente sono numeri semplici, vi dovete ricordare solo 1000 in sostanza, però è importante ricordarvi il valore ovviamente della densità dell'acqua. Ovviamente anche il peso specifico, essendo funzione definito come prodotto tra la densità e l'accelerazione di gravità, dipende ovviamente dalla temperatura e dalla pressione. Un altro aspetto importante, prima di proseguire con un'altra grandezza caratteristica, è quello di definire lo stato tensionale in un liquido. Serbatoio contenente acqua e quindi in equilibrio, cioè serbatoio chiuso, l'acqua è ferma. Immaginiamo in qualche modo di poter tagliare una superficie all'interno di questo volume di liquido. Se io potessi in qualche modo tagliare questo pezzo, per mantenere la rimanente parte in equilibrio, dovrei distribuire su questa superficie di taglio un sistema di forze che sono le forze esplicate dalla parte di fluido che ho tagliato. Quindi qualsiasi superficie prendo all'interno del mio volume di liquido, su questa superficie agisce un sistema di sforzi interni. Quindi sono delle forze che praticamente sono abbiamo all'interno del nostro volume di liquido. Questo, quindi noi, presa una
superficie di separazione generica, definiamo sforzo interno diviso da, cioè ho preso una superficie interna al mio volume di liquido, prendo un pezzetto di superficie infinitesimo che ho indicato con dA, su questo pezzetto di superficie infinitesimo agirà una certa forza dF. Il rapporto tra df e dA lo chiamiamo sforzo interno. Come vedete, io ho messo questo simbolo perché df è un vettore, quindi diciamo anche lo sforzo interno è una grandezza vettoriale. Poi ho messo questa n. Con n in genere si indica la normale alla superficie, cioè per individuare come è diretta una certa superficie si fa riferimento appunto al sistema intrinseco, cioè alla normale, alla superficie e alla tangente alla superficie. Questi due assi in pratica ci dicono come è orientata la superficie. Questa n, quindi io ho messo il pedice n allo sforzo interno perché lo sforzo interno dipende da come è orientata la superficie, cioè phi con n cambia se io il taglio lo faccio in maniera diversa, quindi se cambia n cambia anche phi con n. Per questo in genere mettiamo il pedice, per ricordarci che lo sforzo interno dipende appunto dalla normale, dalla direzione della normale. Quindi dimensionalmente questo sforzo, che è una forza per unità di superficie, quindi si misura in newton a metro quadrato, oppure si può misurare in pascal. Con n poi noi lo scomponiamo in due componenti, come vi dicevo, la componente normale alla superficie, la componente, quindi la componente dello sforzo interno rispetto alla normale e la componente dello sforzo interno rispetto alla tangente della superficie. La componente normale la scriviamo P per n, n è il versore della normale, mentre invece quella tangenziale la indichiamo con tai con n. Vediamo prima la componente normale. Come vedete, alla P io non ci ho messo il pedice, perché P, la grandezza P che chiamiamo pressione, non dipende da N, cioè non dipende da come è orientata la superficie. Cioè
La componente normale dello sforzo interno è indipendente dall'orientamento della superficie. Dipende solo ovviamente dal punto, cioè se io mi sposto da un punto a un altro punto del mio volume di liquido, ovviamente cambierà la pressione. Però in questo stesso punto, se io la superficie la prendo così o la prendo in un altro modo, la pressione non cambia. Ovviamente quindi anche la pressione si misura in newton a metro quadrato. Questo è importante perché poi la pressione è una delle incognite che noi avremo nei nostri problemi, quindi diciamo è un aspetto importante. E poi abbiamo la componente tangenziale. In questo caso io ho messo il pedice n proprio perché la componente tangenziale invece dipende da come è orientata la superficie, quindi dipende dalla normale, dalla direzione della normale. Vediamo da dove nasce questa componente tangenziale. Allora, supponiamo di avere una corrente elettrica che scorre su una superficie fissa, quindi per esempio l'acqua che scorre in un canale. In questa direzione si muove. Come potete immaginare, siccome il fondo, diciamo, è fisso, la velocità dell'acqua sul fondo sarà pari a zero. Poi si verifica, cioè si è visto, vabbè, si dimostra questo, in questo momento prendetela, diciamo, come notizia, che la velocità dell'acqua aumenta man mano che mi allontano dal fondo. Quindi, diciamo, sul pelo libero ho una velocità maggiore, sul fondo ho una velocità zero. L'andamento più o meno diciamo è questo. Quindi praticamente lungo la direzione, chiamiamola z, verticale, z in questo caso, c'è un gradiente di velocità, okay? Cioè c'è una variazione della velocità lungo z, perché passo dal valore 0 a un valore massimo che ha la velocità in superficie. Quindi esiste una dz, una dv in dz, cioè una variazione di velocità lungo z. Questa variazione di velocità, cioè il fatto di avere degli strati, immaginate questa corrente costituita da diversi strati di liquido che ovviamente si muovono a velocità diverse. Questi strati che si muovono a velocità diverse determinano uno sforzo resistivo. Questo è più facile immaginarlo, per esempio facciamo riferimento al primo strato. Voi avete uno strato d'acqua che si muove rispetto a un fondo che è fisso. Questo fondo fisso determina delle resistenze al moto, cioè tende a rallentare l'acqua e quindi fa nascere, diciamo, uno sforzo nella direzione opposta alla direzione del moto, che noi appunto chiamiamo sforzo tangenziale o sforzo resistivo. Quindi questa tau con n,
Quello che succede tra il fondo e il primo strato succede anche tra il primo e il secondo strato, perché il secondo strato, cioè il primo strato va più piano rispetto al secondo, quindi tende in qualche modo a rallentarlo. Quindi nasce questo sforzo resistivo, come c'è alla parete, c'è anche tra i vari strati di fluido. Quindi questo sforzo tangenziale nasce per effetto del gradiente di velocità e per effetto della viscosità del fluido. Quindi tau con n noi lo esplicitiamo tramite questa relazione che si chiama appunto legge di Newton, in cui c'è il segno meno che ci dice che appunto è uno sforzo resistivo, cioè è diretto in senso opposto rispetto alla direzione del moto. Poi c'è il coefficiente di viscosità, questo che ho scritto qui indicato con mu, e poi c'è il gradiente di velocità nella direzione ortogonale alla direzione del moto. Questa grandezza quindi è un'altra grandezza fondamentale che caratterizza i liquidi, che si chiama appunto viscosità dinamica. Cerchiamo di vedere questa viscosità che dimensioni ha. Se per esempio non ve lo ricordate e vi ricordate che questa è la formula, da questa formula voi potete sempre ricavare le dimensioni. Perché? Perché da qui io posso dire che, ora indipendentemente dal segno, tau, cioè meglio, io cerco la dimensione della viscosità. La viscosità deve essere uguale a tau dz diviso dv. Ok? Quindi dimensionalmente ho una forza diviso una lunghezza al quadrato, la tau. Poi ho una lunghezza e poi ho a denominatore una velocità, cioè quindi questa una forza diviso una lunghezza al quadrato, quindi ho Newton a metro quadrato, le due lunghezze si semplificano e quindi mi rimane un tempo. Quindi la viscosità si misura in newton per secondi diviso metri quadrati. Oppure in pascal per secondi. Anche la viscosità dipende dalla temperatura. Una cosa vi volevo far notare, guardate che però se la velocità è nulla, cioè quindi supponiamo un fluido in quiete, quindi il nostro serbatoio con l'acqua ferma, ovviamente il gradiente di velocità non c'è, perché la velocità è nulla, quindi lo sforzo tangenziale è nullo. Quindi lo sforzo tangenziale innanzitutto è nullo quando abbiamo acqua ferma, quindi in tutto il capitolo dell'idrostatica noi non abbiamo, diciamo, ovviamente gli sforzi tangenziali.
questo momento posso anche cancellare. Vogliamo fare pausa adesso? Facciamo un'ultima. Un'ultima informazione e poi facciamo. Pausa. L'ultima grandezza che ci serve definire è il coefficiente di comprimibilità. Consideriamo il nostro volumetto di fluido dW. Se io su questo volumetto applico un incremento di pressione dP, come cambia il volume? Quindi vi potete immaginare che se ho un aumento della pressione, il volume deve diminuire. Il problema è di quanto, ce lo dice quella relazione. Maggiore se un incremento, maggiore è l'incremento della pressione. Quindi maggiore l'incremento della pressione, maggiore è la riduzione di volume. Ovviamente il segno meno indica proprio che all'aumentare della pressione il volume diminuisce. W è il volume iniziale da cui parto. Epsilon si chiama appunto coefficiente di comprimibilità. Ed è definito da questa relazione praticamente. Poi diciamo, da questa relazione io posso ricavare anche una relazione in maniera abbastanza semplice che mi dice come varia la densità al variare la pressione. Ovviamente voi sapete che la massa del mio volume di fluido che sto considerando, io sto considerando un volume W che avrà una certa massa. La massa ovviamente non può variare, quindi la massa di questo volume deve per forza rimanere costante. Quindi la massa del mio volume sarà data dalla densità, abbiamo detto, per il volume. Ok? Densità l'abbiamo definita il rapporto tra la massa e il volume, quindi. E io so che dm, cioè la variazione di massa che ho per effetto della variazione di pressione, quindi dm su dp, deve essere uguale a zero. Ma dm su dp sarà data da verrò dp più dw su dp, perché m è proprio data dal prodotto di queste due e questa deve essere uguale a 0. Quindi io ho che d rho
dp è uguale a meno dw su dp, giusto? No, no, sono disegni opposto, perché la somma deve essere uguale a zero. No, la somma di questi due è uguale a zero. Quindi io porto, diciamo, dall'altra parte uno solo dei due. Ok? Cioè, se la, la somma è uguale a zero, quindi devono essere uguali. Ma disegni opposto. Poi, quindi, ma io so da questa relazione che dw su dp è uguale a meno w diviso epsilon. Quindi posso scrivere che del rho su dp è uguale a, a meno, meno e meno, quindi diventa più, W diviso epsilon, cioè la variazione in termini di densità, la variazione di densità che ho per effetto di una variazione di volume, la posso valutare con questa relazione, dove sempre mi compare, diciamo, il coefficiente di comprimibilità. Ovviamente in questo caso non c'è il segno meno, cioè il segno è positivo, perché è un incremento di pressione diminuendo il volume e dovendo rimanere la massa costante, la densità deve aumentare. Aumenta. Quindi coefficiente di comprimibilità, che cosa mi vuol dire? Cioè, secondo voi un coefficiente di comprimibilità alto, che cosa indica? Che un fluido è più o meno comprimibile? Allora, ragioniamo. Se questo, il coefficiente di comprimibilità sta al denominatore, quindi se è alto, vuol dire che la variazione di densità e la variazione di volume che io ho a parità di delta P e a parità di volume iniziale è più bassa. Quindi valori alti del coefficiente di comprimibilità indicano una scarsa comprimibilità del liquido. Vediamo solo le dimensioni di questo coefficiente.
quindi si misura in newton a metro quadrato.